La strada provinciale Bania San Vito, lunga 2,4 km, verrà allargata e verranno realizzate due nuove rotonde, una in piazza Bania e una all'incrocio tra via Manzoni e via San Vito, all'imbocco della provinciale. A comunicarlo sono stati la provincia di Pordenone e i comuni di Fiumeveneto e San Vito al Tagliamento. Il progetto è ancora sulla carta, ma ora è certo che sarà realizzato. Le istituzioni, infatti, sono riuscite a recuperare i fondi necessari, pari a 5 milioni, e a firmare la convenzione con un FUG Strade. L'apertura dei cantieri è prevista nel 2014. Questa è un'opera che noi avevamo nell'ambito del programma nostro di governo e alla fine ci siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per sistemarla. La sistemazione va in un piano più generale che riguarda anche il completamento di alcuni sistemi di rotatoria nell'innesto di questa strada provinciale, una riqualificazione un po' di quello che è la parte centrale del comune di Fiume Veneto. Chi sta seguendo la provincia si sta accorto che tutte le promesse fatte sono diventate realtà, sono mantenute. Ci stiamo impegnando per risolvere il gap infrastrutturale che ha colpito questa provincia negli ultimi decenni e consentire al sistema aziendale, ma anche al traffico normale, di poter contare su una viabilità degna di questo nome. Ci sono ancora dei nodi irrisolti, ma lentamente, sistematicamente, nonostante il periodo difficile sotto il profilo finanziario e per i conti di un ente pubblico, stiamo realizzando opera dopo opera. In questo caso, prendiamo in considerazione il Fiume Veneto e il San Vitese, con delle opere che erano molto attese, rispetto alle quali la provincia ha trovato, grazie anche alla collaborazione con la precedente amministrazione regionale, i fondi. Soddisfatti i sindaci di Fiume e San Vito, Christian Vacher e Antonio Di Bisceglie. Io mi auguro che, come dire, questa sia semplicemente il primo momento di presentazione di questo progetto e che possa essere tra l'altro anche un progetto completo. Laddove completo, mi permetto di dire che non è soltanto l'allargamento, ma anche la previsione di una pista ciclabile.